Via Padova è il quartiere più multietnico di Milano, diventa uno spettacolo teatrale. Io sono un emigrante Bolivia, che abito in via Padova. Parlo di questa donna che viene dalla Bolivia, che niente, fa la badante e tenta per tutti i mezzi di cercare di una speranza. Noi vogliamo girare la medaglia e far vedere che c'è anche ben altro dietro, anche a purtroppo episodi negativi. Voci e volti di via Padova, attori professionisti e non, per raccontare una strada simbolo di Milano, ieri sinonimo di degrado e criminalità, oggi laboratorio di integrazione. Gioie, dolori, conflitti, gesti di solidarietà, ecco, tutto questo noi stiamo depositandolo, no, in questo ultimo spettacolo. Via Padova e oltre. Tutto esaurito al piccolo teatro studio per uno spettacolo frutto di un anno di lavoro sul campo con 120 ore di interviste raccolte dal teatro Officine con la collaborazione di 14 associazioni di Via Padova. In scena storie drammatiche come la testimonianza sull'uccisione del giovane 19enne egiziano Aziz, ma anche racconti di speranza, quella del clochard milanese adottato da un gruppo di abitanti. La scena si chiude con uno sguardo al futuro, due giovani che lanciano tutti i vorrei di Via Padova su immaginari aeroplani di carta, poi l'energia che esplode con le note dell'orchestra di Via Padova.